E torniamo alla vittoria 3-2, una partita non semplice, dove il mio avversario me la stava anche quasi per mettere in quel posto perché aveva fatto 72 preciso preciso. Io di mezzo punto, 78 e mezzo, vinco 3-2, vittoria molto importante nel segno di strefezze di Parisi, che all'ultima partita, proprio l'ultima partita in ordine cronologico, mi segnano, mi fanno vincere anche all'altro fantacalcio e si gode, possiamo dire solamente questo, si gode. Devo dire giornata positiva. Lui comunque 72 più che onesto in realtà, con il 5,5 di Rui Patricio, Dumfries assist 7, 5,5 screen a 7 Smalling senza nessun tipo di bonus, 5,5 Pilagi, 6 Calhanoglu e Buonaventura, 5 Pellegrini, 5,5 Arnautovic, Leao gol assist 11,5 e 7,5 Dybala assist. Quindi un onesto 72. Io invece 78 e mezzo, quindi 3 gol. Avevo tra l'altro anche in macchina Caprari che mi ha fatto un bell'assist. In porta ho indovinato Maignan che mi prende 7 in virtù della porta inviolata, 6 di Singo, 6 e mezzo di Rezza e 10 di Parisi, molto bene i difensori. Brahim non gioca ed entra Lazovic 6 e mezzo, comunque bene. 5 e mezzo per Pereira, 5 Sabiri, 10 Strefezza, Pina Monti 9 e mezzo fa gol, molto molto bene, 7 Immobile che ha fornito un assist abbastanza anche rocambolesco e 5 e mezzo Kereke. Quindi vittoria molto importante perché la classifica inizia a farsi interessante. Ora primo posto, ovviamente siamo solo all'inizio, pari punti con altre due formazioni e il quarto che se non avesse avuto il punto di penalizzazione sarebbe anche lui a 6 punti. Quindi una classifica veramente veramente corta. Prossima giornata in cui affronterò l'ultima in classifica, partita certamente non facile, ma vi rimando per questo al video che uscirà nel momento in cui inizia la giornata, ovvero alle 18:30 di martedì. Detto ciò, mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!